Un compleanno molto speciale, quello celebrato a Caprese e Michelangelo con una serie di eventi culminati con la serata di lunedì, quando sono intervenuti il presidente della regione Toscana Eugenio Giani ed il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo. Per tutta la Toscana Michelangelo Buonarroti è la personalità che rimarrà eterna e che espressione di questa terra, nato a Caprese, sostanzialmente vissuto fiorentino, Michelangelo Buonarroti nei suoi 89 anni di vita, da quel 6 marzo del 1475, ha segnato quello che è forse il momento più intenso del Rinascimento. Michelangelo amava firmarsi con i tre anelli incrociati, che significavano arte figurativa, scultura e architettura. Ci sono stati due giorni molto importanti, bellissimi per Caprese Michelangelo. Ci siamo trovati qui finalmente nella casa natale di Michelangelo Buonarroti, nelle sale del castello michelangiolesco. Abbiamo dedicato la biblioteca michelangiolesca all'onorevole Giovannino Fiori. È stato un onore per me ricevere e accogliere il presidente della regione Giani e il presidente del consiglio regionale Mazzeo. Una serata servita dunque non solo a ritrovarsi, ma soprattutto a celebrare un faro per l'arte internazionale e che si ricollega anche alle celebrazioni del Signorelli, a cui Michelangelo guardò per evolvere la sua arte.